Diciamo che c'è una differenza sostanziale fra l'accanimento terapeutico e le cure palliative. Per cure palliative intendiamo quelle cure che sono destinate a supportare una migliore qualità della vita e senza però incidere sulla patologia nel momento in cui la medicina non ha più niente altro da fare per curare la persona, se non dargli una qualità di vita accettabile. Per l'accanimento terapeutico intendiamo invece un trattamento che è finalizzato al mantenimento della vita, è un trattamento invasivo finalizzato quindi a mantenere in vita la persona anche oltre ogni ragionevole beneficio che questa persona possa avere. L'interesse che questi casi recenti ha determinato nella popolazione ha spinto anche il Presidente della Repubblica proprio ieri a invocare l'adozione di un provvedimento che peraltro in parte è già stato approvato, mi riferisco alla legge 145 del 2001 che ratifica la Convenzione di Oviedo e quindi in qualche modo prevede che debbano essere tenute in debita considerazione le volontà della persona rispetto a future cure mediche. Purtroppo questa legge ancora non è entrata in vigore, si tratta di ratificarla presso il Consiglio d'Europa perché entri in vigore. In mancanza di indicazioni normative, diciamo che entra la sensibilità, l'umanità, la professionalità del medico e del personale di assistenza tutto e cerca quindi di fare in modo che il mantenere in vita di questa persona rispecchi quelle che sono le attuali condizioni normative. Purtroppo abbiamo visto che per superare queste condizioni si è reso necessario, per esempio nel caso di Luana Englaro, ricorrere a una serie di giudizi in tribunale che hanno portato alla sentenza della Corte di Cassazione e del TAR, recentissimo del TAR della Lombardia. Purtroppo in questo caso al medico tocca di diventare un esecutore di sentenze e questo veramente non è uno dei compiti del medico.